Ciao a tutti amanti del JTF Clan, quel vostro gioco che vi parla. Oggi sono qui con voi, ritornato dopo un sacco di tempo. Cioè che non è vero neanche troppo un sacco, però comunque sono da un po' di tempo che non ci sentiamo. Quindi vorrei chiedervi come state, come ve la state passando. So che oggi ci sono stati in tutta Italia vento, piogge, neve, grandine, diluvi universali. Vi dico la verità, qua a Bergamo c'è stato un sole incredibile. Io oggi ho studiato praticamente fuori sul terrazzo prendendomi il sole in maglietta. A parte che c'era un po' di vento che magari qualche volta mi faceva un po' raggelare le membra. Però per il resto è davvero una giornata caldissima. E mi dispiace se nelle vostre città è stato un tempo bruttissimo. Comunque ragazzi, quello che vi porto oggi è una DNA bomb in salvataggio del nostro JTF Rizix. Che ragazzi, devo dire la verità, cioè Rizix, io mi chiedo, e il suo compagno Birax, ma non potevano scegliersi un nome un po' più facile da dire? Se ne mente, io li chiamo solamente Ri e B perché è davvero difficile pronunciare il loro nome. Un nome un po' più facile magari la prossima volta potevano sceglierselo. Comunque ragazzi, appunto, è una DNA bomb su salvataggio. La modalità è abbastanza strana, con miliardi di round. È in gruppo, perché è in gruppo, impossibile farla senza il gruppo. Su salvataggio, passate dal canale appunto che sarà in descrizione, perché sono davvero delle bestie entrambi. Sono entrati da poco, sono credo i penultimi entrati e meritano davvero un po' di attenzione da parte loro, vostra, nei loro confronti. Ragazzi, l'argomento di cui oggi volevo parlare, visto che ho praticamente un sacco di tempo, ma credo che non utilizzerò tutti i 15 minuti di gameplay, perché poi potrebbe diventare anche un po' noioso, perciò chiederò a rete di tagliare un po' di parti, è i film horror. Ragazzi, io sono sempre stato un amante dei film horror, fin da piccolo. Ho sempre amato ogni singolo film horror, partendo da Saw, che essenzialmente non è proprio horror, è più uno splatter che non mi ha mai fatto paura, devo dire la verità. Ma il film seriamente che più mi ha fatto cacare sotto è stato Boogeyman. Ero bambino, l'uomo nero, davvero mi faceva una paura incredibile. E giuro che la notte avevo la febbre. Il giorno che ho visto il film avevo la febbre, me lo sono proprio non sognato. Ho aperto gli occhi e vedevo l'ombra di Boogeyman, da quanto ero impaurito. Seriamente mi sono preso giù di un male quella sera, perché essenzialmente a me piacciono i film in cui ci sono colpi di scena che ti fanno spaventare, ti fanno saltare sul cuscino, anzi in realtà sulla sedia, però comunque quelli in cui pam, sbattono le porte, esplodi tutto, qualcosa che comunque ti faccia spaventare. Ma non mi piacciono ad esempio come Saw, i film in cui essenzialmente si vede solamente il sangue che sgorga, le persone che vengono uccise e accoltellate. Non mi fanno paura. Io, i film horror devono farmi paura. E purtroppo sto notando che è da un po' di tempo che non riesco a prendere paura vedendo i film horror. Partendo dai Paranormal Activity, che sono uno la coppia dell'altro, e non fanno per niente paura, perché essenzialmente sono sempre le stesse antiche cose. Posso, vabbè, qualche volta potrà capitare che boom, esce lo spirito che ti tira fuori, ti prende per i piedi, ti scaraventa in giro. Ma non ci sono più quei film che mi fanno davvero prendere giù male, come è stato appunto Boogeyman. Non so se anche per la stessa cosa, ma vedo che più si va avanti col tempo, più i film horror sono tutti la fotocopia di l'altro. E i colpi di scena, quando ci sono, si riescono a capire 6 ore prima, vengono preannunciati prima con musica. E non c'è niente di eccezionale, niente di particolare che me lo faccia piacere. Tipo settimana scorsa sono andato a vedere un cinema con la mia amorosa, che si chiama Ouija, che praticamente con la tavoletta con scritto le lettere che tu ci piazzi sopra un mouse, e simile a un mouse, e con tutti in cerchio mettono la mano sopra e lo spirito comunica con voi spostandovi la tavoletta, appunto il mouse, sulle varie lettere formando appunto la frase. Ecco, l'idea non era malvagia, gli effetti speciali anche non erano curati per nulla male. Il problema è che la storia e i colpi di scena e facevano cagare il cazzo. Cioè, seriamente, la mia amorosa si è presa giù malissimo perché lei è una cacca sotto. Però a me davvero non faceva per niente paura, anzi a un certo punto mi ha fatto anche ridere. Ci sono alcune scene proprio che mi facevano ridere. Ad esempio anche, cos'è che era? Paranormal Activity. Sì, era un Paranormal Activity che mi ha fatto smattare quando tipo c'era un mostro che tipo ti stava per... cioè, mangiava la videocamera. Ma faceva smattare, erano bruttissimi. Cioè, e dico...
Ragazzi, credo che non esistano più i film horror come erano un tempo. Cioè, è logico che non è cambiato lo stile di horror, ma non... seriamente non trovo più niente di particolare, niente che mi faccia davvero cagare in braga. E mi piacerebbe proprio. Sto cercando da tantissimo tempo un film che proprio mi faccia letteralmente cagare sotto e non riesco a trovarlo. Quindi se voi ne conoscete uno che davvero vi fa paura, scrivetemelo qua sotto nei commenti e poi io lo guarderò e commenterò. Magari in un prossimo video sotto i commenti, da 1 a 10 quanto sarà bello, cioè pauroso nei miei confronti. Ho visto però in internet adesso che sta uscendo, cioè è uscito il trailer di un nuovo film che si chiama Unfriended. Essenzialmente parla di un video che viene messo online, un video abbastanza sconcio credo, non si riesce a capire bene dal trailer. E essenzialmente viene messo online un video privato da uno che non si sa bene chi sia, uno stalker. Però il tutto avviene online tramite Skype, tramite Facebook. E praticamente è un horror basato sui social network. Come può un social network diventare un film horror o comunque uno strumento per fare dell'orrore? Quello mi ispira. Spero che non sia una cazzata come Ouija. Spero venga trattato bene. Il trailer non sembra per nulla male, ma vabbè, i trailer comunque vengono curati molto più del film, secondo me. A parer mio, i trailer seriamente danno un'impressione del film che è molto diversa da quella che è in realtà. Ho visto anche un film, Donnie Darko, ecco, Donnie Darko, in cui il trailer faceva letteralmente cagare, mentre il film non era per nulla male. Anzi, era un horror un po' strano, perché non c'erano colpi di scena, ma era un film molto strano, molto paranoico, di questo ragazzo, penso che l'abbiate visto, Donnie Darko è famosissimo come film, di questo ragazzo malato mentale, non mi ricordo cosa abbia, che comunque vede un coniglio gigante che gli dice di fare svariate cose. È un film semi-horror che però mi è piaciuto molto, stranamente mi è piaciuto molto, e dicevo appunto, spero che il film, questo qua, Unfriended, esca davvero bene, lo facciano molto bene, perché ve lo giuro mi manca davvero molto cagarmi sotto. Comunque dicevo, mi ispira molto questo film Unfriended perché è basato su un'idea nuova. Il fatto che i social network possano diventare uno strumento per fare della paura mi piace molto come idea. Spero che comunque appunto venga trattata molto bene, perché mi sono rotto le palle di ridere quando vado a vedere un film horror. Seriamente ragazzi, no, mi manca tantissimo cagarmi sotto, come mi sono cagato sotto vedere 30 giorni di buio. Mamma mia che bel film che era, trattato davvero bene con i effetti speciali. E naturalmente è un film abbastanza datato, perché credo sia del 2007. Vabbè, datato neanche tanto, però te 7, sono già 8 anni dal 2007. Porca miseria, vabbè, comunque ragazzi, adesso che mi sto capendo che sto diventando vecchio, ragazzi, bruttissima storia, bruttissima situazione. Va bene, niente ragazzi, comunque 30 giorni di buio parla di questo ragazzo che abita al Polo Nord, credo, in cui sono 30 giorni di buio totali, perché come sapete in Polo Nord le cose sono un po' strane, quindi non sale mai il sole per 30 giorni, e in quei 30 giorni succede di tutto, tra zombie, lupi, mannari che vengono uccisi. Ah, mamma mia che bello, mi sono proprio cagato sotto in quel film. E quindi ragazzi, visto che il tempo a nostra disposizione sta per terminare, voglio chiedervi di scrivere sotto nei commenti qual è il video, il film horror che più vi ha fatto cagare in braga. Seriamente, prima di tutto perché voglio saperlo io per vederlo. Secondo, perché voglio capire un po' come sono le nuove generazioni, visto che non penso ci siano troppi diciottenni, diciannovenni che guardano questi film. Quale è la visione dei film horror da parte vostra? Perché devo fare la tesina, ragazzi, sì. Sono in quinta, devo fare la tesina, devo trovare gli agganci. E YouTube credo possa essere uno dei metodi migliori per comunicare. Visto che voglio andare a fare scienza della comunicazione, voglio fare la tesina sulla nuova comunicazione e anche su come reagiscono le nuove generazioni a svariati elementi. E i film horror potrebbero essere un aggancio particolare che a me piacerebbe davvero sviluppare nella mia tesina. Quindi ragazzi, fatelo bene, perché se no, se vengo bozzato per colpa vostra, io mi incazzo. No, naturalmente sto scherzando ragazzi. Spero che comunque il video vi sia piaciuto, il commento e vi abbia intrattenuto. Passate dal canale di Riz e Bri, che sarà in descrizione. Passate anche dal mio canale se il commento vi ha piaciuto. E magari l'italiano potrei anche un po' correggerlo. Vi è piaciuto, non vi ha annoiato. Qui dal vostro Gio Scemo di professione è tutto. Pace, amore e gioia infinita. GTF, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.